Intorno alle 11 un'auto con a bordo un ultraottantenne che procedeva sulla statale 16 Adriatica, nell'immettersi in via di Vittorio, il viale alberato che porta al centro di Cervia, ha tagliato la strada ad un motociclista di circa 50 anni, cervese, che a bordo del suo Dominator Honda si stava dirigendo verso Ravenna. L'impatto è stato violentissimo, tanto che il centauro è letteralmente volato sull'asfalto, invadendo con la sua due ruote la corsia opposta, mentre la fiancata della tempra, guidata dalla signora, si è praticamente distrutta. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza e l'elimedica, carabinieri, municipale e vigili del fuoco. Stabilizzato e intubato sul posto, il paziente, che aveva riportato gravissime lesioni agli arti inferiori, è stato trasportato con l'elicottero con il codice di massima gravità all'ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. Notevoli ovviamente le ripercussioni al traffico, con le deviazioni disposte da carabinieri, polizia stradale e vigili presenti. Francesca Diletta per Faenza Web TV.